È un pezzo di storia della vela mondiale che è tornato sul ramo lombardo del lago di Garda. È il campionato mondiale FD, l'olandese volante che a campione del Garda ha dato vita ad una serie di bellissime regate, come già avvenne nel lontano 1985. Questa volta la vittoria è andata ai tedeschi Kai Uwe Luttke e Kai Schaffer. Alle regate lacustre organizzate da Univela Sailing sotto l'egida di Federvela, la classe FD internazionale, il contributo della regione Lombardia. Dopo il team tedesco hanno chiuso i fratelli danesi Boysen Möller, campioni olimpici e vincitori proprio di quel mondiale che si corse a campione nel 1985. I migliori degli azzurri sono stati i fratelli Nicola e Francesco Vespasiani dell'associazione velica Lago di Bracciano, da sempre nella top 10 di questa classe. È una barca molto molto tecnica, quindi servono tante ore in mare. Consiglio ad andarci a tutti i giovani, perché una volta saliti là sopra non si scende più. È stata una nuova vittoria per il lago, per la sua vela, quella storia che si perde con le Olimpiadi, dove l'FD fu presente fino al 1992 al largo di Barcellona in Spagna. Molte delle barche in regata Univela portano poi la firma dell'elaborazione del progetto del progettista lacustre Umberto Felci, quindi Garda veramente grande protagonista in questo mondiale FD.